Ancora un'edizione flash col Camper Mag News Live, speciale Salone del Camper 2011, ben ritrovati. Apriamo subito dando ampio spazio al salone, netta ripresa di pubblico, con un buon incremento di presenze avuti in questi ultimi giorni che fanno ben sperare per questo weekend conclusivo. Sul fronte produttori camper, tante le novità presentate, fra queste interessanti quelle proposte da C e Roller Team, i marchi di casa Trigano che quest'anno con l'aggiunta di nuovi basculanti hanno davvero riscosso un ottimo successo. Tra questi l'X-Til GTS che permette di utilizzare la dinette anche quando il letto è abbassato, essendo posizionabile a due altezze e quindi consente di lavorare liberamente anche in cucina. Per la Roller Team invece continua l'ascesa vincente dell'Autoroller Garage P, che presenta un design dinamico in una dimensione che non supera i 7 metri, con pareti e tetto in vetro resina. La pianta prevede un comodo matrimoniale fisso in coda su maxi garage con flex space opzionabile per bagagli ingombranti. Voltiamo pagina anche sul fronte convegnistico, il salone ha saputo essere competitivo, molte le iniziative presentate in questi giorni, tra queste l'attesa premiazione dei comuni del turismo all'aria aperta, che quest'anno festeggia i primi 10 anni di vita. Sull'argomento le dichiarazioni del segretario generale dell'APC, l'Associazione Produttori Caravane e Camper, Chiara Boglione. È un appuntamento importante perché in 10 anni sono stati contattati 480 comuni italiani, sono state premiate 60 aree di sosta e realizzate 25 aree in 13 regioni italiane. In occasione del 10° compleanno abbiamo deciso di invitare alla cerimonia di partecipazione Patrizio Roversi e Susie Bledi che premieranno i comuni del turismo en plein air. Comuni del turismo en plein air che quest'anno saranno, come gli scorsi anni, 5 comuni rappresentativi di tutta l'Italia. Vi aspettiamo dunque alla cerimonia di premiazione numerosi allo stand APC Anfia per brindare e festeggiare insieme al decennale dell'iniziativa I comuni del turismo all'aria aperta. E questa era veramente l'ultima notizia, noi ci fermiamo qui, ma come sempre prima di salutarvi voglio ricordarvi che se volete contattare la nostra redazione potete scrivere a campermagnews@campermagazine.eu. E allora grazie della cortese attenzione, arrivederci al prossimo e puntuale aggiornamento con Camper Mag News Live, edizione speciale Salone del Camper 2011. Arrivederci!